oggi è arrabbiata come i 5 Stelle, come tanti altri cittadini, come la Lega e come tanti altri. Costituzione italiana, non voglio fare commenti di quello che ha detto Mattarella, non mi interessa, non voglio fare commenti di nessun genere, tutto quello che io condivido lo condivido su Facebook, quindi ve lo potete andare a vedere naturalmente, Facebook Raffaella Brizzi poi lo metterò, Allegro Andante anche, su Twitter eccetera. Quindi non c'è bisogno di commenti, anche perché il discorso di Mattarella ormai lo si può vedere e ascoltare da ogni parte, specie per chi è al web. Costituzione italiana, introduzione di Gian Giulio Ambrosini, piccola biblioteca Einaudi. Chi non volesse o chi non sapesse cos'è la Costituzione, questo è il miglior libro della Costituzione italiana. In appendice Statuto fondamentale del Regno di Sardegna 1848, Costituzione della Repubblica Romana 1849, Decreto legge Luogo tenenziale 1944, Decreto legislativo Luogo tenenziale 1946, Progetto di Costituzione 1947. La decisione costituente, non leggo tutta perché ci vorrebbe un film, se non basterebbe. La Costituzione dell'Ottocento, non sono atti di autolimitazione del potere regio. Come forse possono indurre a ritenere i preamboli con le formule di perpetuità e irrevocabilità della Costituzione. Proprio queste formule testimoniano i limiti oggettivi del potere costituente del sovrano, il quale può sì concedere la Costituzione, ma è privo della potestà di abrogarla o di limitarla. Le pressioni popolari che rendono in qualche modo obbligata la concessione regia, le forme in cui viene articolata l'organizzazione dei pubblici poteri che trasforma in rappresentativa la monarchia. L'abbinamento alle norme di organizzazione dei poteri pubblici, di principi fondamentali relativi ai diritti dei cittadini, sono tutti elementi che concorrono a rendere più evidente la rottura con gli schemi pre-rivoluzionari. La rivoluzione francese e l'ideologia che la sorregge hanno lasciato il segno, l'idea di Costituzione e la lotta per la sua realizzazione rimangono un punto di riferimento per le rivendicazioni di libertà. Lo dimostrano le esperienze costituzionali che numerose si susseguono fino al 1848, in un alternarsi di proposte più che di concrete attuazioni, spesso interrotte o limitate nel tempo dal precipitare degli eventi politici. Diversa non per i contenuti ma per le vicende che la circondano è l'esperienza relativa allo istituto concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, destinato ad ambito politico e territoriale ristretto, lo statuto del regno sardo diviene statuto fondamentale del regno d'Italia senza mutare i suoi tratti formali. Allora, questa è l'introduzione, abbiamo già parlato di libertà. Due, la costituente, chi non sapesse cos'è, la cerchiamo di riassumere in poche parole. La Costituzione repubblicana non nasce, come dimostrano le vicende relative alla scelta costituente, da decisioni affrettate da colpi di mano operate da forze politiche occasionalmente maggioritarie. Nasce da una profonda meditazione, da una consultazione popolare, da una dialettica tra forze politiche diverse insieme unite della comune esigenza di rinnovare le strutture organizzative dello Stato e di restituire potenziati la questione dei principi fondamentali della Costituzione. La Costituzione considera la società, ci sono diversi punti di vista, come complesso di rapporti civili, etico-sociali, economici e politici e come organizzazione dei poteri pubblici. I due ambiti sono interdipendenti, senza una puntuale individuazione e tutela dei diritti dei cittadini, la democraticità della struttura organizzativa statale sarebbe priva di fondamento. Per contro, una struttura dei poteri organizzata in modo autoritario svuoterebbe di significato ogni eventuale riconoscimento dei diritti dei cittadini e del loro voto. Non sto dicendo niente, è scritto qua da Gian Giulio Ambrosini, né solo, siamo all'introduzione. Andiamo avanti e passiamo ai principi qualificanti della Costituzione. Siamo ancora all'introduzione.
L'analisi di carattere non propriamente formale comporta un certo margine di arbitrarietà. Le indicazioni che si possono trarre valgono come criteri di massima. Quindi, pur nell'approssimazione dell'indagine, alcuni punti di riferimento sembrano potersi riscontrare nello stesso testo costituzionale, il caso del principio repubblicano affermato in linea generale nell'articolo 1, integrato nella parte relativa ai massimi organi dello Stato, governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, rafforzato dall'espresso divieto di revisione costituzionale della forma repubblicana, articolo 139. Il venir meno di questo principio travolgerebbe il significato della Costituzione vigente, contraddirebbe la sua stessa origine storica, altererebbe necessariamente la più parte delle disposizioni costituzionali. Andiamo a vedere quindi l'articolo numero 1 della Costituzione, perché l'introduzione è lunghissima e noi andiamo avanti, perché questi potrebbero essere anche pareri personali. Allora, Costituzione italiana, articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Forse da decenni questo è stato dimenticato. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nella formazione sociale dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ripeto che la Costituzione approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre del 1947 viene promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre del 1947 ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non... Dunque, andiamo avanti. Voglio solo leggere un articolo della Costituzione, non posso, ho detto, leggervelo tutto perché andatevelo a comprare questo libricino, anche se hanno modificato durante gli anni, specialmente da quando siamo entrati in Europa, vari articoli, quindi li hanno aggiunti, eccetera. Ma vediamo appunto i rapporti economici. La donna, articolo 37, lavoratrice, ha gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Sì, infatti la vediamo sia dallo Stato che dai mariti che sul lavoro. È proprio esattamente articolo 37. Scusate, devo fare un applauso. Per chi ci governa e per chi tratta i bambini come un papà al quale dà solo carote ai suoi figli e poche caramelle, come fa il governo con il popolo.
Posso andare avanti? Bene. E le donne, vediamo solo i femminicidi, quindi non sono cose che dice la povera analfabeta Raffaella Vizzi, pubblicista qui in Italia, giornalista che come si paga il volo qua, di là non si paga, però sono tutte queste cose, spread, che ne parleremo perché lo aggiungo come video non detto da me perché io, ripeto, sono analfabeta e ignorante. Allora lascio parlare i tecnici di questo spread che seguirà appunto al video. All'articolo 37, alle cretinate che stanno dicendo ai bambini ignoranti del popolo che loro credono per fermarci in qualsiasi modo, in modo che loro possano fare quello che con imposizione o senza imposizione, fregandosene della gente che è stata eletta, fregandosene di tutto e di tutti e andando avanti, perché loro devono rimettere il PD che la gente non lo vuole più. Io penso che sia così. Poi non so, comunque facciamo uno più uno, la matematica non è un'opinione, uno più uno è uguale a due, come lo spread, adesso vedremo. Allora, e la donna, la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato, la Repubblica tutela il lavoro dei minori, eccetera, tutte cose che non vedo. Articolo 90, ieri se ne è parlato molto riguardo al Presidente della Repubblica, io voglio leggere anche quello prima riguardo al Presidente della Repubblica che riguarda l'articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. È stato controfirmato? Non mi sembra. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmate anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. E finiamo con l'articolo 91 riguardo il Presidente della Repubblica, se no stiamo qui e facciamo notte. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune, esattamente come fanno molti mariti, lo vediamo specialmente adesso, lo vediamo soprattutto dal diritto di onore di una legge messa dagli uomini per tantissimi secoli e che ancora oggi, anche se è stata chiusa, messa da parte da decenni, è come l'uomo che giura fedeltà nella vita, nella malattia, nella felicità, nel dolore. È il dolore poi, è lui che lo provoca, è lui che tradisce, è lui che fa tutto quando dovrebbe sostenere la donna. Partiamo dalla famiglia, la famiglia e poi lo Stato è composto dalle persone. E adesso vi mando un video per farvi capire cos'è lo spread e di quante cose dicono inesatte, specialmente in TV, e quanto tappano la bocca ai giornalisti, cosa che nella Costituzione, gli articoli, andatevele a vedere, eccetera, eccetera, non si dovrebbe fare e neanche pensare. Arrivederci, alle grandate vi saluta, aspettiamo le novità. Ecco, non vi metto il video perché è inutile, lo trovate su YouTube, vi ho messo esattamente il titolo di questa intervista fatta nel 2013 con Joppolo, non fatta da me, infatti seguirà tutta la sequenza di dove è stata presa questa intervista e vi consiglio di sentire anche altre cose che dice Joppolo riguardo un po' a tutto il sistema finanziario. Quindi vi lascio e vi auguro buon ascolto. Arrivederci.